Siamo a promuovere, anzi a illustrare quello che è stato il progetto della valorizzazione dei siti UNESCO in un territorio straordinario che abbraccia quasi due terzi della Puglia, di cui Castel del Monte è il bene UNESCO più visitato della Puglia. Chiaramente è stato anche fatto un'operazione in cui ci potesse essere anche la valorizzazione di Andria, perché rispetto agli altri siti UNESCO quelli sono già in situ, mentre Andria è slegata da 16 chilometri che la dividono, per cui l'operazione che abbiamo fatto, che abbiamo voluto, concordato insieme agli altri comuni e alla regione, è stata quella di cercare di rendere questo territorio il più attrattivo possibile, partendo proprio dai siti UNESCO, ma cercando di legare il paesaggio. Questa nuova forma di valorizzazione dei siti UNESCO parte, diciamo, da una strategia diversa, anche in termini di comunicazione. Abbiamo utilizzato gli influencer, ma non sono degli influencer a caso, sono degli influencer che hanno una specificità, quella paesaggistica, quella culturale, quella fotografica, per cui abbiamo cercato di valorizzare Andria attraverso anche tutto il lavoro che hanno fatto, per cui hanno instagrammato tutte le operazioni che hanno fatto, quindi già in tempo reale hanno fatto vedere cos'è Castel del Monte, ma che cos'è anche la città di Andria, insieme a questo paesaggio meraviglioso, per cui credo che questa sia una sfida che ha interessato tutto il mondo, perché questi influencer hanno dei follower di milioni di seguaci, per cui credo che abbiamo centrato l'obiettivo.